Ragazzi, buongiorno. Allora, oggi vi voglio parlare di alcune delle cose che in questi anni ho sentito, alcune delle cose che tante volte mi chiedete anche quando sono live magari su Facebook, su YouTube, eccetera. E oggi vi voglio parlare di questa cosa. Prima di farlo, però, vi ricordo di fare iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto, di attivare le notifiche cliccando sulla campanella in maniera tale che potete ricevere aggiornamenti su tutti i video che io carico ogni volta sul mio canale YouTube. Allora ragazzi, una delle cose che per esempio proprio attualmente mi è capitato con delle persone e quindi ho detto, ma secondo me questa roba, siccome me l'hanno ripetuta più volte, più persone, e tante volte anche quando incontro magari delle persone che non conosco, magari a, non so, una festa piuttosto che, ok, oppure c'è magari qualche incontro, no, con parenti o altre cose, e ho notato che una delle cose che tante volte succedono e che le persone non hanno le idee chiare, ok? Che cosa vuol dire? Vi faccio un esempio. Prima di partire, ad esempio, ok? Quindi io sono partito nel 2012, sono partito completamente da zero, non avevo competenze, non avevo capitali, non sapevo assolutamente niente riguardo l'immobiliare. Io avevo determinate convinzioni, pensavo che le cose dovevano essere fatte in un certo modo. Tutti noi abbiamo delle convinzioni e il problema è che le persone ricche, ragazzi, che sono diventate ricche partendo da zero, hanno delle convinzioni che sono completamente diverse dalle persone che sono povere. Quindi attenzione, non sto parlando, ok, soltanto a livello di portafoglio, non di quanti soldi avete in banca, di quanti soldi avete in tasca, di quante proprietà avete e di quante azioni avete, non di questo, non è soltanto un discorso monetario, ma è un discorso prevalentemente mentale, ok? Quindi prima, ok, di fare soldi come si deve, dovete cambiare quella che è la vostra mente, okay? Ma non è questo il video adatto, quindi magari ne parleremo un'altra volta. Ora, che cosa succede? Che una delle cose che l'altro giorno mi è stata chiesta è: guarda, io vorrei partire a fare qualcosa perché non mi sembra giusto che io in questo momento il mio lavoro, dove mi porto a casa 1.800-2.000 euro al mese, e in realtà io faccio una vita, diciamo, normale, quindi chiaramente mi devo privare di alcune cose, non posso fare tutto quello che vorrei. Mi rendo conto che è difficile, ok, fare magari una scelta diversa, e quindi quello che ho pensato che per me potrebbe andare bene è, per esempio, chiedere un prestito e comprare un appartamento da mettere poi a reddito, ok? Così almeno da qui a 25 anni, quando magari andrò in pensione, mi ritroverò con qualcosa, ok? Invece di in questo momento magari non mi ritroverei con nulla, ok? Quindi questa è diciamo la prima scelta. Benissimo. Un'altra persona mi ha detto: guarda, io vorrei partire a fare investimenti immobiliari, però, cioè, fondamentalmente io quello che vorrei è crearmi delle rendite, quindi vorrei avere 5.000 euro al mese. E ho fatto il conto che per arrivare a 5.000 euro al mese, quindi mi serve più o meno più di 1 milione di euro, ok? Perché se faccio un rendimento al 6%, che è tantissimo, mettendo in affitto, quindi persone, diciamo, normali, è tantissimo, e quindi mi serve 1 milione per fare questa cosa qua. Però io devo fare queste rendite a 5.000 euro, ok? Entrambe queste persone partono da zero, ok? Ce ne sono altre, però diciamo fondamentalmente, se la girate un po' come volete, bene o male, si va a finire sempre lì, ok? È sempre quella alla fine la domanda principale. Qual è il problema? Il problema è che, allora, intanto, se voi partite pensando che dovete prendere un appartamento in affitto, perché questa persona che mi ha detto sì, mi serve più o meno 1 milione, allora si è un po' è rimasto un po' delusa, no? Però dice: cazzo, sono tanti soldi. Però secondo me la strada giusta è prendere un appartamento, farmi un mutuo e affittarlo, ok? Che cosa succede? Allora, nel primo caso, ok, vediamo una persona che dice: cazzo, fare queste cose è molto difficile, e quindi piuttosto che niente faccio che magari mi prendo un appartamento,
ok, mi prendo un appartamento, lo compro col mutuo perché non ho soldi, o quantomeno ne ho pochi, 10, 15 mila euro, quello che è, e quindi quantomeno mi ritrovo con qualcosa un domani. Ora, la domanda che io l'ho fatto è, ok, quanto rende quell'appartamento veramente? E questa persona mi ha detto, non ha parlato in percentuali perché non ha le competenze ancora per capire, diciamo, come si determina una percentuale, piuttosto che mi ha detto, guarda, io potrei prendere questo appartamento, lo metto in affitto a 600 euro, la rata del mutuo mi costa 400, ok? E poi immaginate, no? Ci sono le spese condominiali, ci sono altre spese, imprevisti, ok? Cioè, gli dovete dare manutenzione alla casa, eccetera. Quindi alla fine va a zero, ok? Ma non solo, c'è anche la possibilità che malauguratamente qualcuno non paga, sbagli l'inquilino, piuttosto che è un casino, perché tu dopo devi pagare comunque quell'appartamento, altrimenti te lo portano via, perché l'appartamento non è tuo ma è della banca, ok? E quindi quella roba è molto rischiosa, perché voi non state fondamentalmente, state guadagnando, diciamo, in 25 anni, in 20 anni, quello che è, state guadagnando il fatto che vi rimane, ok? Però con un rischio comunque molto elevato, se non avete soldi, diciamo, da parte per poter affrontare quelle che sono poi gli imprevisti, ok? Quindi immaginate, non mi paga l'inquilino per un anno, facciamo un esempio, no? Pandemia, io avevo un po' di appartamenti a Milano, un bel po' di appartamenti a Milano, e le persone magari cominciano a non pagare, posso resistere? Sì, ok, cioè non è un problema, o meglio, mi girano i coglioni, perdo parecchi soldi, ok? Però fondamentalmente, diciamo, posso aspettare, okay, che si riprenda tutto, eccetera, non succede niente. Se invece voi dovete pagare la rata del mutuo, ragazzi, siete fottuti, perché immaginate se per esempio io mi fossi trovato, okay, in questo momento che dovevo pagare delle rate e non potevo farlo. Quindi parliamo di decine di migliaia di euro, ok? Quindi non parliamo di 100 euro di rata. È un cazzo di casino, perché se voi non riuscite a far fronte a questa cosa, andate col culo per terra, ok? Saltate per aria, quindi è un problema. L'altro caso invece è simile, nel senso che, cazzo, voglio fare questo, però partite già direttamente con una scelta che è sbagliata, ok? Perché la scelta che voi dovete fare è una sola, cioè dovete partire, se partite da zero, dovete prima accumulare capitali, ok? Come si fa a accumulare capitali? Attraverso le tecniche che fanno generare un capital gain, quindi possono essere le cessioni di compromesso, gli acquisti con intestazione, ok? Quindi compravendita classica, trading immobiliare fondamentalmente, possono essere anche le aste, ok? O tutto quello che riguarda appunto il capital gain. Quindi prima imparate a fare cassa, ok? Quindi non ho soldi, la prima cosa che dovete fare è scordarvi, ok, gli affitti, perché quella roba lì non, cioè, fare gli affitti in quel modo non ha mai fatto diventare ricco nessuno, ok? Cioè sì, al massimo vi trovate, rispetto alla massa che non ha un cazzo e quando ha 60 anni magari voi vi ritrovate con un appartamento pagato in più, va bene, ok? Però non è quello che vi cambia la vita. Quello che invece vi può far cambiare la vita e che vi può far svoltare, ok, è accumulare pesantemente capitali attraverso queste operazioni che vi generano un profitto molto elevato. All'inizio farete magari 15, 20, 30 mila euro, 40 mila euro a operazione, magari anche meno all'inizio, perché magari cedete le operazioni piuttosto che, ma fa niente, perché cominciate a farne tante, ok, e man mano accumulate sempre più soldi. Una volta che avete accumulato più soldi, continuate a generare altri soldi, perché queste operazioni vi permettono di fare dei ritorni che possono essere tranquillamente superiori dipende dalla zona dove, dalla città, dalla zona, e dipende da tante cose, però diciamo all'inizio possono essere tranquillamente superiori al 30%, man mano che lo fate sempre di più possono magari essere, in una città come Milano, 25-20%, dipende, però in qualche mese, ok? Quindi sono dei ritorni molto elevati. Se voi cominciate a fare per esempio delle cessioni di compromesso e
diciamo piuttosto normale, a volte fare anche più del 100%, anche il 150%, e avere dei ritorni che sono infiniti, ok? Quando per esempio operate con capitali di terzi, quindi io metto zero, ok? C'è un certo punto, io metto zero, qualcuno mette 1 milione, guadagniamo 300.000 da quell'operazione, mette tua e mette mia, io mi sono messo in tasca 150.000 senza mettere un centesimo, ok? Lo so che adesso magari vi sembra una cosa molto difficile, una cosa inarrivabile, ok? Però, come vi ho detto prima, si parte con operazioni piccoline, ok? Quindi, ad esempio, io la prima operazione che ho fatto con un investitore di capitali l'ho fatta finanziare con 25.000 euro, per esempio, ok? E ora faccio delle operazioni completamente diverse, però prima mi sono palestrato, dimostrato di essere capace, cioè ho fatto tante cose, e quindi la scelta, ragazzi, ricade sempre lì. Prima dovete fare i soldi, ok, nel modo corretto, che è questo. Successivamente, con quei soldi, quando avete superato una buona soglia, un'ottima soglia, allora potete, se volete, anche mettere a reddito, ok? Perché quando mettete a reddito, ovviamente guadagnate di meno, ok? Sono operazioni che vi permettono ovviamente di guadagnare di meno, non sono la stessa cosa rispetto appunto al trading, perché se siete bravi, quando comprate appartamenti di proprietà senza leva, se siete bravi arrivate a, in periodi come questo per esempio, riuscite a stare tra il 10-12%, periodi di crisi dove si compra bene, riuscite, se avete appartamenti con un po' di merda come quelli che avevo io una volta, riuscite a volte a stare anche, a volte ragazzi io ho comprato degli appartamenti senza leva, ma appunto anni fa, e dove generavo anche magari un 25-30%, però sono ritorni che non sono tra virgolette la normalità, ok? Perché io poi magari facevo anche affitti brevi, affitti a studenti, e compravo delle cose che veramente le compravo a poco rispetto a quanto potevano costare, le tagliavo in un certo modo, cioè ci sono delle abilità da imparare. Quindi il mio consiglio è, in generale, la prima cosa che dovete assolutamente fare e imparare, ragazzi, ok, a capire come fare queste cose, cioè non è una roba semplice, ok, ma soprattutto non disperdete energia, cioè non dovete pensare in piccolo, ok, quindi non oddio chissà se sto facendo la cosa giusta. Se voi vi accontentate di 300 euro in più al mese non vi cambierà mai la vita, ok, quindi dovete fondamentalmente imparare, ok, e poi cominciare a e creare sempre più capitali, spingere molto di più in quella direzione, cominciate a farne sempre di più, sempre di più, sempre di più, sempre più operazioni più grosse, e poi a un certo punto anche con investitori. Successivamente, dopo qualche anno, se volete, cominciare anche a prendere degli appartamenti di proprietà, ok? Quindi con questa vi saluto e vi ricordo che potete iscrivervi al mio webinar gratuito, trovate il link qui sotto in descrizione. Ciao.